Ok, la puntata di oggi ha per titolo Le equazioni goniometriche. Per presentarvele sfrutto questa se riuscite a vedere. Questo cartone animato. Allora. Ripasso le cose precedenti. La circonferenza goniometrica. Ok? È una circonferenza qui l'asse verticale e orizzontale non sono x e y, attenzione, x è l'angolo, d'accordo? La scissa all'interno di questo diametro sull'asse orizzontale rappresenta il valore del coseno dell'angolo se x è l'angolo, se la nostra variabile è l'angolo, ok? Quello che c'è sull'asse orizzontale è il coseno dell'angolo. Ricordate la definizione di coseno dell'angolo per angoli qualsiasi? È la scissa del punto diviso il raggio. Qui il raggio è unitario, okay? Quindi là è la scissa diviso R che è 1. L'ordinata invece è il coseno, d'accordo? Lo sapevate già, ma richiamarlo è utile perché questo è uno strumento importante per risolvere le equazioni goniometriche. Le equazioni goniometriche si presentano in questo modo. C'è un'espressione, tipo questa, dove l'incognita, si chiama x come al solito, può chiamarsi in qualsiasi modo, ma l'incognita è argomento, cioè è dentro, una funzione goniometrica. Se ho funzioni goniometriche il cui argomento, cioè agiscono su un angolo che non è noto, quella che ho è un'equazione goniometrica, cioè un'equazione la cui incognita rappresenta un angolo. Qui c'è l'esempio di equazione che mi dice trovami gli angoli x tali che il loro coseno vale un mezzo. Questa è un'equazione goniometrica elementare, cioè più semplice di così non ce ne sono. Ho una funzione goniometrica posta uguale a un numero. L'equazione può avere soluzione, può non averne. Dipende da come è fatta. Ok? Un'altra cosa importante è che a seconda della funzione goniometrica coinvolta, qui ho il coseno, ok? Non posso dimenticare il fatto che la funzione coinvolta è periodica. D'accordo? E quindi mi concentro sulle soluzioni che trovo all'interno di un periodo, per esempio da 0 a 2π greco. Perché poi qualunque soluzione io trovi tra 0 e 2π greco, ne avrò altrettante in tutti i periodi successivi e precedenti. Quindi ogni soluzione trovata tra 0 e 2π greco in realtà rappresenta infiniti numeri, uno per ogni periodo. Le soluzioni che trovo all'interno di un periodo, tipicamente 0, 2π greco, si chiamano soluzioni principali, mentre tutte le soluzioni sono quelle che trovo in qualunque periodo sia, quindi saranno infinite se ce ne sono. Ok? Quindi attenzione alla diversità tra un'equazione di tipo algebrico, quando facciamo le equazioni di primo grado, di secondo grado, eccetera, se trovo soluzione ne trovo una se è di primo grado, due se è di secondo grado. Se ho un'equazione di questo tipo, che non è di tipo algebrico, trovo infinite soluzioni. Per questo le equazioni che coinvolgono funzioni goniometriche non si chiamano algebriche, ma trascendenti. Questa non è un'equazione algebrica. D'accordo? Per risolvere l'equazione faccio ricorso al cerchio goniometrico e mi ricordo che il coseno
è un valore, funzione dell'angolo, è un valore che va riportato sull'asse orizzontale. Perché se mi immagino che x sia l'angolo, il coseno dell'angolo è sull'asse orizzontale. Avessi avuto il seno dell'angolo, lo portavo sull'asse verticale. Quindi questo puntolino rappresenta il valore che c'è qui a destra, cioè un mezzo, e le soluzioni saranno gli angoli di cui quello è il coseno, e sono due. Uno rappresentato dal punto P1 e l'altro dal punto P2, il suo simmetrico rispetto all'asse delle x. Quindi ho due soluzioni principali. La prima, in questo caso, sta nel primo quadrante e la seconda sta nel quarto quadrante. Per rappresentarli in generale, qui un mezzo è un valore notevole, potrebbe non essere un valore notevole. Qui l'arco il cui coseno è un mezzo è pi greco terzi. Quindi la prima soluzione principale è pi greco terzi. Perché? Perché il coseno di pi greco terzi è un mezzo. Ma non è solo quella soluzione, ne ho un'altra. La sua esplementare. Qui gli angoli associati imperversano. Il coseno di 2π meno alfa è uguale a coseno alfa. Quindi se alfa è soluzione, lo è anche 2π meno alfa. Perché hanno lo stesso coseno. Quindi la seconda soluzione principale è quella che ottengo da 2π meno π terzi, per gli amici 5 terzi di π. Quindi coseno x uguale a un mezzo ha come soluzioni principali nel periodo 0 di pi greco, pi greco terzi e 5 terzi di pi greco. In sen x la soluzione è del tutto analoga, però lavoro con l'asse verticale, non più con quella orizzontale. Se avessi sen x uguale a un mezzo, le due soluzioni le trovo sempre in base agli angoli associati, ricordandomi che se l'angolo alfa ha un dato valore di seno, anche l'angolo pi greco meno alfa ha lo stesso valore di seno. Quindi se risolvo sen x uguale a un mezzo e trovo una soluzione principale, anche quella che ottengo dall'angolo supplementare a questo è anch'essa soluzione. Quindi qual è il seno, l'angolo in cui il seno è un mezzo? Un angolo notevole nel primo quadrante è pi greco sesti. Se pi greco sesti è soluzione, lo è anche 5 sesti di pi greco, in virtù del fatto che alfa e pi greco meno alfa hanno lo stesso seno. Quindi l'equazione goniometrica sen x uguale a un mezzo ha due soluzioni principali, che sono pi greco sesti e 5 sesti di pi greco. Ok? È tutto chiaro? Più semplice il caso della tangente. Perché? Perché il periodo è la metà, ok? E le soluzioni principali sono un valore solo. Diversamente dalle funzioni goniometriche seno e coseno, okay, per rappresentare le soluzioni, i valori della tangente, devo prendere la retta, questa in violetto, tangente alla circonferenza del punto di coordinate 1, 0. Lungo questa retta ho il valore della tangente. Questo puntolino rappresenta la radice di 3. Dopodiché congiungo il punto con l'origine e l'angolo che ottengo mi fornisce la unica soluzione principale nel periodo 0 pi greco, che è la tangente, perché non ho nell'intervallo 0 pi greco non ho altri punti che abbiano la stessa valore di tangente. Quindi nel caso della tangente le equazioni di questo tipo, quelle elementari, hanno una sola soluzione principale. Ok? Radice di 3 è un valore notevole per la tangente, l'angolo che mi dà come tangente radice di 3 è pi greco terzi. Ok? Andiamo alla conclusione.
conclusione, quindi in generale un'equazione goniometrica elementare si presenta sotto questa forma: seno, coseno, tangente di x uguale a una certa quantità. In questo caso diciamo seno di x uguale ad a, quale che sia a poca importanza. A seconda dei valori di a, l'equazione può avere o può non avere soluzioni. Siccome il seno è confinato tra meno 1 e 1, se a è compreso tra meno 1 e 1, posso risolvere l'equazione, cioè trovo un angolo, anzi due angoli, che hanno a come valore del seno. Se invece a è più grande di 1 o più piccolo di meno 1, non ci sono soluzioni. Stessa cosa per il coseno. E le due soluzioni sono due angoli nel caso del seno complementare, nel caso del seno esplementare, del coseno, pardon. Per la tangente è analogo, però due soluzioni sono angoli che la cui somma è 2π greco, per la tangente bene. Qualunque sia il valore di c, niente, è troppo veloce. Apriamo con questo. E la tangente, siccome non ho limitazioni, la tangente non è confinata tra meno 1 e 1, tra un valore e l'altro, okay? Qualunque valore abbia come a destra dell'uguale, la tangente ha una soluzione principale. D'accordo? Quindi torniamo a caso ad esempio di se x uguale a 1/2, quello che ho a destra è compreso tra meno 1 e 1, quindi l'equazione è risolubile. Avessi avuto 2 o 3/2, l'equazione era non risolubile, perché quello che ho a destra è più grande di 1. L'equazione diventa risolubile se il seno è posto uguale a una grandezza possibile per il seno, e 1/2 lo è, mentre 3/2 non lo è. Nessun angolo ha un seno di 3/2. D'accordo? Poi ripeto, disegno il cerchio goniometrico e se lavoro quel seno, allora mi serve riportare il valore che ho a destra dell'uguale sul asse verticale del mio cerchio goniometrico. Quindi mi chiedo quali sono i punti che hanno quello come seno e ne trovo due. Questo è il primo angolo, x1, e questo è il secondo angolo, x2, p1, p2. Il primo angolo è quello che abbiamo imparato quando abbiamo cominciato a studiare le funzioni goniometriche, cioè un angolo tra 0 e 90 gradi, pi greco, 6, 30 gradi. Ok? Cioè, la tabellina, quando leggo pi greco 6, il seno vale 1/2. Poi quando abbiamo visto gli angoli associati, abbiamo visto che anche l'angolo supplementare a questo ha lo stesso seno. L'ordinata è la stessa, quindi il secondo angolo, x2, è pi greco meno pi greco 5/6 di pi greco. Queste sono le soluzioni principali. Perché? Perché sono comprese tra 0 e 2 pi greco all'interno di un periodo. Se voglio tutte le soluzioni,
devo tenere conto del fatto che qualunque soluzione io abbia, se a questa aggiungo o tolgo multipli interi del periodo, torno sempre nello stesso punto e quindi anche il seno di pi greco sesti più 2 pi greco è soluzione. Anche il seno di, cioè il valore di x uguale a pi greco sesti più 4 pi greco è soluzione. Pi greco sesti meno 2 pi greco è soluzione. Pi greco sesti meno 4 pi greco è soluzione. Posso fare tanti giri quanti ne voglio in senso orario o quanti ore. Quindi se voglio non solo le soluzioni principali ma tutte le soluzioni, alla soluzione, a ciascuna soluzione principale, x1, pi greco sesti, aggiungo multipli interi del periodo. Il periodo 2 pi greco e k è un numero intero relativo, z è il numero relativo. 0, 1, meno 1, 2, meno 2, 3, meno 3. E l'altra soluzione è 5 sesti pi greco ancora più k a volte 2 pi greco. K assume infiniti valori, x1 e x2 assumono infiniti valori. Ok? Un altro modo per vedere la stessa cosa è questo, ditemi quando siete pronti. È chiaro fin qua? Chiediamo aiuto all'informatica. E andiamo a tracciare il grafico della funzione seno. Attenzione, questa volta non ho il cerchio goniometrico, eh? In ascissa ho un angolo, che è una cosa diversa, qui non c'è il cerchio goniometrico, in ordinato ho il seno dell'angolo. Faccio il grafico di y uguale al seno di x. Vedremo questa curva, questa sinusoide, d'accordo? Che riporta per ogni valore dell'angolo in ordinato il valore del seno di quell'angolo. Ok? Risolvere, questo è un metodo alternativo a quello del cerchio goniometrico, risolvere l'equazione y uguale, anzi scusate, se x uguale a 1/2 è equivalente a dire ciò che risolve questa è l'intersezione, sono i punti dove interseco il grafico y uguale a sen x e il grafico y uguale a 1/2, cioè inserisco qua in mezzo una grandezza intermedia. Immaginate di risolvere questo per sostituzione, vedete sen x uguale a 1/2. Ma questi nel piano cartesiano sono due grafici, questa è la sinusoide e questa è una retta orizzontale. I punti x che verificano questa proprietà, cioè le cui ordinate variano sen x e anche 1/2, risolvono quell'equazione. Se andiamo qui ad aggiungere, fatemelo ingrandire forse un poco. Facciamo un pochettino più grande e anche di colore diverso. Lo vedete? Andiamo ad aggiungere la retta y uguale a 1/2, 0,5. Non so se vedete, tra 0 che è qui e 2 pi greco che è qui circa,
ci sono due punti dove i due grafici si intersecano, andiamo a intersecarli, questo e questo, 1 e 2, ok? Questi ovviamente hanno questa scissa come soluzione principale, ma se aggiungo il periodo trovo questa. Anche questa è un'intersezione buona, anche questa è un'intersezione buona. Se rimpicciolisco, vedete che a ognuno di questi due in realtà corrisponde un'altra intersezione tot periodo più avanti o più indietro. Quindi in realtà non ho una soluzione, ma ne ho comunque infinite. Però le principali sono due, principali vicisi interne al periodo. Ok? E se avessi avuto questa equazione, ad esempio, se mi si uguale a meno un mezzo, cambiava qualcosa? No, scelgo con il metrico sempre. Stavolta dove piazzo il valore del seno? Sempre sull'asse verticale, ma siccome è meno un mezzo, devo metterlo qua sotto. È negativo, sta sotto lo zero. Quali punti sulla circonferenza geometrica hanno quello come seno? Beh, il primo punto forma con l'asse delle x quest'angolo. Questa è la prima soluzione. Quanto vale quell'angolo lì? Qual è l'angolo il cui seno è meno un mezzo? Angoli associati. Se fosse più un mezzo sarebbe pi greco sesti. Siccome meno un mezzo è pi greco più pi greco sesti. 7 sesti di pi greco. Salute. L'altro angolo, sempre angoli associati, corrisponde al punto P2 e X2 vale 2 pi greco meno pi greco sesti, cioè 11 sesti di pi greco. Quindi questa volta le due soluzioni principali sono 7 sesti di pi greco e 11 sesti di pi greco. Se voglio tutte le soluzioni devo aggiungere 2 k pi greco o k volte 2 pi greco a entrambe. Quindi le soluzioni principali sono x1 è uguale a 7 sesti di pi greco, x2 11 sesti di pi greco. Tutte le soluzioni sono x1 è uguale a 7 sesti pi greco più 2k pi greco, di solito si mette prima il numero e poi le lettere, e l'altra è 11 sesti di pi greco più 2k pi greco, un k relativo. Nella maggior parte dei casi si dice risolvi l'equazione tot tra 0 e pi greco. Prego. Ma se l'equazione vale anche se noi teniamo in, cioè nel senso sia se sommiamo se togliamo, certo, 2 pi greco, lì non si potrebbe mettere più, cioè tipo 7 sesti pi greco più o meno 2 pi greco. No, perché z è numeri relativi, non c'è solo 1, 2, 3, non è n, è z. In z c'è l'1 ma anche il meno 1, il 2 è meno 2, il 3 è meno 3. Se metto più o meno avrei dovuto mettere più con k appartenente a n.
Vediamo ancora un secondo, rivediamo meglio il caso della tangente. Ora ci ritrasa meglio ancora. Supponiamo di risolvere questa equazione. Tangente di x uguale a radice di 3 terzi. Anche qui cerco con il geometrico. Se il radio della circonferenza è 1, questo punto ha coordinate 1, 0. La scissa 1 è ordinata 0. Prendo la tangente in questo punto. Questa è una retta x, anzi, è una retta corrispondente alla scissa 1. Ok? Su questa riporto, meglio in verde, niente da fare, radice di 3 terzi, che è più piccolo di 1, quindi viene circa qua, questa lunghezza di 3 terzi, e poi unisco questo punto con l'origine. Quest'angolo è il mio angolo soluzione e non ho altri punti che abbiano questa come tangente. Perché questo segmento è la tangente? Beh, chiamiamo o questo punto l'origine, questo A e questo B. Vedete il triangolo OAP? Se questo è l'angolo X, il cateto adiacente ad X, questo è lungo 1, perché è il raggio. Ok? Il cateto opposto all'angolo, quando abbiamo fatto la definizione di seno, coseno e tangente, abbiamo visto che se questo è alfa, questo è AB, questo è beta, la tangente di alfa vale il cateto opposto A più il cateto adiacente B. Quindi A vale B per la tangente di alfa, ma se B è 1, A misura quanto la tangente dell'angolo alfa. Se questo cateto è 1, questo è lungo quanto la tangente, che è proprio quello che ci serve. Il nostro cateto orizzontale è 1, perché è il raggio. Giusto, prendo la tangente in questo punto e non da un'altra parte. E quindi questa lunghezza la costruisco uguale alla tangente. Se poi congiungo questo punto con il centro, ho un triangolo che ha un cateto opposto all'angolo al centro pari alla tangente. Quindi la tangente di quest'angolo è proprio radice di 3 terzi. In questo modo rappresento geometricamente la mia soluzione. E le tabelle di angoli notevoli ci dicono che questo vale pi greco 6t. Attenzione, nel caso dell'equazione in tangente, questa è la soluzione principale, ok? Riscrivo, tangente di x uguale a radice di 3 terzi, la soluzione principale è x1 che vale pi greco 6. Tutte le soluzioni x1 uguale a pi greco sesti più k pi greco. Ottimo, perché il periodo della tangente non è 2 pi greco ma solo pi greco, e lì non posso ignorarlo, devo tenerlo in conto con k sempre greco. Se ho a che fare con un'equazione del tipo tangente di x uguale a meno qualcosa, tipo meno radice di 3 terzi, il discorso è esattamente analogo, ma a questo punto anziché riportarlo sopra l'asse orizzontale lo riporto sotto. E quindi ho un angolo che posso pensarlo o come negativo, meno pi greco sesti, oppure come suo esperimentale, 11 sesti di pi greco. Oppure ancora, fatemi fare il disegno, forse è ancora meglio.
ad esempio tangente di x uguale a meno radice di 3. Sempre il segno metrico, sempre la tangente nel punto di ascissa 1, però stavolta meno radice di 3 devo riportarlo sotto, perché è negativo. Congiungo con l'origine e trovo quest'angolo come soluzione, ma siccome lo prendo in senso orario sarà un angolo negativo, meno pi greco terzi. Oppure se voglio la soluzione principale, cioè tra 0 e pi greco, con x ovviamente diverso da pi greco mezzi, perché in pi greco mezzi la tangente non esiste, allora cosa faccio? Non faccio altro che prolungare questo segmento e trovo questa soluzione, che è anche la soluzione principale, perché sta nel periodo. Quanto vale questa? Beh, è pi greco meno pi greco terzi. Questa vale pi greco meno pi greco terzi, cioè 2 terzi di pi greco. Quindi la soluzione principale per l'equazione tangente di x uguale a meno radice di 3 è 2 terzi di pi greco. Tutte le soluzioni 2 terzi di pi greco più k volte pi greco, oppure se voglio tutte le soluzioni non ho problemi di prendere anche un numero negativo, meno pi greco terzi più 2k pi greco, e più k pi greco, pardon, non 2. Mi spiego meglio e riassumo. Tangente di x uguale a meno radice di 3, soluzione principale x1 uguale a 2 terzi pi greco, tutte le soluzioni, x1 uguale a sempre 2 terzi pi greco più pi greco, oppure andava bene anche meno pi greco terzi più k pi greco. Sono angoli che hanno la stessa tangente di terzi pi greco e meno, che differiscono dell'angolo piatto. Ok? Ultimo esempio. Se x uguale a radice di 3, radice di 3 è maggiore di 1, questa è impossibile, non ha soluzione. Fosse stato radice di 3 mezzi avrei trovato pi greco terzi e 2 terzi di pi greco, quelle principali. Con radice di 3 che è più grande di 1, nessuna soluzione. Ok? Questo è tutto quanto c'è da sapere sulle, sulle equazioni goniometriche elementari. Due tecniche di soluzione, una col cerchio goniometrico, che secondo me è quella molto più semplice da usare, e l'altra con il grafico della sinusoide, cosinusoide o tangentoide. Ok? Per oggi ci fermiamo qua.